Belle spiegate sul porto di Crotone con l'atteso appuntamento della Carnival Race dal 9 al 13 febbraio per i teenagers del Mediterraneo. Uno dei grandi eventi del calendario velico internazionale 2024 si svolge infatti proprio in Calabria con un appuntamento consolidato per la classe Optimist. Oltre 300 iscrizioni da tantissime nazioni per regare nello Stadio della Vela, e quest'anno si celebra la nona edizione dell'evento che, da tradizione, mette in contatto atleti, circoli e famiglie non solo con il mondo della vela, ma anche con l'aria di festa di carnevale. Quale aggettivo lei utilizzerebbe per questa Carnival Race alle porte? Enorme, enorme, perché è elevatissimo il numero dei partecipanti. Sono 322 atleti provenienti da 8 nazioni, un record veramente di partecipazione che non avevamo mai raggiunto. Quindi siamo felici, soddisfatti e ovviamente anche un po' spaventati dall'enorme mole di lavoro che andremo ad affrontare. Il Club Velico Crotone, fondato nel 2012, è divenuto in breve tempo un punto di riferimento nel panorama mondiale della vela, situato in una città calda anche d'inverno come Crotone, che è estremamente ventosa. Il club è oggi in grado di offrire a tutti gli amanti della vela un'esperienza di mare molto vasta nelle due classi nelle quali è impegnato, Optimist e Laser. Le condizioni del vento, cosa avete pensato? Noi ci aspettiamo come sempre che il vento soffi alla grande, perché ci ha abituato così, non ci ha mai deluso, e quindi insomma ci aspettiamo che anche quest'anno sia un grande successo di numeri di regate che riusciremo a disputare. E poi, dopo tutti questi anni di sua presidenza, cosa pensa di questa regata e poi cosa vuole dire ai giovani velisti? Allora, questa regata negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. Io ho iniziato la mia presidenza nel 2021, quindi in piena pandemia. L'ho fatta nonostante tutto e nonostante tutti, e è stato un successo anche quello. È cresciuta ogni anno di più, per cui io ai giovani, ai velisti ma anche ai non velisti, dico di non mollare, di crederci sempre, perché con tanto impegno e tanto lavoro si riesce ad arrivare ovunque. Gli eventi sono tantissimi, cioè ci sono soprattutto gli eventi carnevaleschi, ma la novità è la collaborazione con l'Università della Magna Grecia, con cui faremo un convegno molto importante sui giovani, sulle problematiche legate alla crescita, all'adolescenza, e quindi rivolto alle scuole. E poi c'è questa bella Alice nel Paese delle Meraviglie quest'anno. Sì, sì, perché il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ogni anno scegliamo un tema e lo leghiamo a un problema sociale. Quest'anno il disagio giovanile, appunto per questo faremo questo convegno, dove diremo che crescere è un'avventura meravigliosa, conoscere i pericoli aiuta a evitarli. Come descriveremmo questa regata alle porte? Beh, una regata che si porta dietro anche un bel record di partecipanti, 320 e 22, questi sono gli ultimi dati. È una regata che porterà beneficio alla città, indotto anche dal punto di vista economico, che è un po' anche quelli che sono i benefici indiretti di eventi sportivi nazionali e internazionali. I complimenti ovviamente vanno al Club Velico per questa ennesima dimostrazione di resilienza, e c'è anche un po' lo zampino dell'amministrazione nella misura in cui si è riuscita a fare squadra per organizzare il carnevale in città. Thank you.